Social e lavoro. Può essere licenziato un dipendente perché sta tanto tempo su Facebook? Vi voglio raccontare il caso recentemente accaduto di una donna che passava molto tempo sul lavoro sui social ed in particolare su Facebook. Il suo datore di lavoro non ha fatto altro che andare a verificare la cronologia e ha visto che era entrata nel social per un numero innumerevole di volte e ha deciso di licenziarla per giusta causa. La donna è ricorsa al giudice sostenendo tra l'altro che si trattava di un indebita verifica sulla privacy da parte del datore di lavoro, cioè che il datore di lavoro non poteva, in altre parole, entrare nel computer e verificare quello che stava facendo. Il giudice in questo caso ha dato ragione al datore di lavoro. Perché? Perché il datore di lavoro ha sostenuto e ha dimostrato che non ha inserito alcun programma all'interno del computer, ma si è semplicemente limitato a scaricare la cronologia degli accessi ad internet. E da quella cronologia risultava che effettivamente la donna era stata molto tempo su internet, quindi sottraendo tempo e denaro all'azienda e rovinando così definitivamente il rapporto di fiducia che lega il lavoratore all'azienda. Quindi in definitiva il consiglio che vi posso dare è: sul lavoro non viaggiate su internet, non girate troppo tempo su internet, e se proprio dovete verificare internet e dovete entrare nei social, almeno preoccupatevi di scaricare la cronologia.